La prima giornata di gare dei campionati europei di Taekwondo, che si stanno svolgendo nel Palasfida di Barletta, hanno visto trionfare la Russia. La squadra dell'Est Europa ha conquistato 10 medaglie d'oro sulle 32 assegnate ieri. La manifestazione continentale, che vede Antenna Sud come media partner, ospita 650 atleti della suggestiva arte marziale iscritti nelle categorie junior, senior e veteran. Anche l'Inghilterra e l'Ucraina hanno ottenuto buone affermazioni nella giornata di apertura delle gare. I britannici hanno portato a casa 5 ori, gli ucraini 3. Per gli azzurri, la squadra juniores italiana ha conquistato il quarto posto nelle gare a forme, la specialità incentrata sulle simulazioni di combattimento. Protagonista della rassegna europea è stata l'atleta greca Thomas Dimitriou. Nelle precedenti edizioni dei campionati continentali e dei mondiali, la campionessa aveva raccolto 9 medaglie d'argento. Ieri ha rotto l'incantesimo ed è riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Il programma delle gare di oggi prevede l'inizio dello sparring, la sezione dedicata ai combattimenti sportivi singoli e la conclusione della specialità dedicata alla difesa personale. Le speranze italiane sono affidate a Vincenzo Sinisi. Il capitano della squadra senior potrebbe conquistare qualche medaglia di prestigio.